Il Comune di Mercato San Severino ha istituito il registro del testamento biologico. È un'iniziativa importante perché consente ai cittadini che hanno volontà di determinarsi per il futuro rispetto a determinati trattamenti sanitari di poter esprimere queste volontà affidandole poi ad un esecutore di queste volontà, ad un esecutore testamentario. È un'iniziativa che vuole anche essere una provocazione. La nostra nazione aspetta dal 1997 una legge che regoli l'esercizio del principio di autodeterminazione rispetto ai trattamenti sanitari. Noi pensiamo che sia arrivato il momento che il Parlamento questa legge la regoli, questa legge la faccia, e questo consentirà anche ai comuni come Mercato San Severino, e sono circa un centinaio in Italia, di poter applicare al meglio l'esercizio delle volontà dei cittadini attraverso appunto il registro. Il principio di autodeterminazione alla base del consenso informato e del testamento biologico esalta fortemente la persona umana, appartiene al diritto naturale, non ha bisogno di riconoscimenti legislativi, così come il malato può rifiutare le cure, solitamente non le rifiuta, ma dopo l'informativa le può rifiutare, così il testamento biologico può contenere delle disposizioni che, se non sono più attuali nel momento in cui il medico deve operare, possono essere anche eventualmente disattese, perché nel testamento biologico io designo un fiduciario che tempera la mia volontà col progresso della scienza. Non c'entra niente la fede religiosa, riguarda l'individuo, la persona umana, e riguarda anche una minoranza che in un sistema democratico deve essere rispettato come la maggioranza. Quindi è una scelta di civiltà, nel nostro paese è consentito il testamento biologico, la legge aggiungerà. Affronta stasera. Sì, la nostra associazione, la Toga Rosa, ha affrontato questa tematica di una grande rilevanza sociale, soprattutto in questi momenti della nostra vita di grande difficoltà, non soltanto dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista etico-sociale. Spesso anche i parenti che assistono il malato sofferente si trovano in difficoltà. Abbiamo istituito, il sindaco di Mercato San Severino ha istituito questo testamento biologico come segnale di provocazione, stabilendo insomma che ciascuno di noi può decidere della propria salute, della propria vita, adesso, quando è in perfetta condizione di salute, sulle cure che vuole e non vuole accettare nel momento in cui si dovesse trovare nella incapacità di esercitare il proprio diritto. Che cosa sta emergendo da questo convegno in particolare? Sta emergendo la grande difficoltà di tutti i cittadini e dei familiari che assistono i parenti malati. Ciascuno di noi deve lasciare un testamento biologico della nostra volontà, un segnale, perché molti non riescono a sopportare una vita vegetale. Quindi questo è lo sprono, e dare un segnale alla cittadinanza. La Toga Rosa, parliamo della Toga Rosa, quando è nata, quanti siete? Allora, la Toga Rosa è nata a luglio, abbiamo inaugurato questa associazione al carcere ICAT di Eboli, è un'associazione di donne avvocato che si sono associate con lo scopo di difendere i diritti inviolabili della persona, quindi anche in questo momento sono le donne sempre essere le più deboli, ma non escludiamo le altre tematiche di grande rilevanza sociale. E alla fine siamo giunti ad una determinazione, perché i registri oggi presenti in altrettanti comuni d'Italia, poi spiegheremo perché proprio nei comuni, perché noi abbiamo scelto anticipatamente di togliere dalla disponibilità di colui che oggi, con il pieno possesso delle sue capacità di intendere e di volere, decide per quando sarà, due aspetti importanti che sono poi l'alimentazione. Io ringrazio in maniera particolare l'assessore delle politiche sociali della nostra città, il dottor Angelo Zampoli, che per essere un esperto, peraltro è un medico che si occupa anche di una branca medica molto particolare, è stato molto bravo a far capire anche a noi che non siamo del settore perché questi due aspetti non possono, almeno non ce la siamo sentita per ora, di inserirli in un'altra sfera,
E quindi questo ci ha messo nelle condizioni, lo dico affinché poi l'avvocato ci possa ulteriormente, ecco perché dicevo la presenza dell'avvocato di Tina per noi è importante, perché ci aiuta su un altro aspetto importante, sul quale non abbiamo trovato molte risposte, e cioè sull'efficacia della disposizione, sulla tutela, e qui è la considerazione anche un po' amara, se volete, e concludo, che oggi sono confusi per un motivo estremamente semplice. La famosa convenzione di Oviedo nel 1997, non siamo riusciti ancora a sottoscriverla, nonostante il decreto di firma del Presidente della Repubblica sia pronto da anni, perché il nostro Capo dello Stato non può firmare perché manca una legge che abbia introitato nel sistema normativo italiano ciò che ci siamo impegnati a fare con la firma della convenzione. Però che il principio di autodeterminazione. Però prima di iniziare i lavori voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Mercato San Severino che oggi ci ospita, interessa il sindaco il dottor Giovanni Rogato per i rischi, dei rischi e degli effetti collaterali della cura stessa. Consenso informato è anche molto importante perché tempera la responsabilità del medico. Il medico ogni giorno nell'esercizio delle sue funzioni deve fare una scelta importante, una scelta che ha che praticamente ha delle conseguenze anche irreversibili sulla vita delle persone, in primis del malato stesso, poi portano solamente a un prolungamento di una condizione di sofferenza per il malato, che sfocia nell'accanimento terapeutico. Sono all'interno della nostra Costituzione, l'articolo 32, che stabilisce un principio fondamentale, che nessun soggetto può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per disposizione in legge. Ma la legge non deve in nessun caso travalicare la dignità morale del soggetto, della persona. Il consenso informato è un'espressione, l'applicazione naturale del dettato costituzionale, copre l'intera vita del soggetto. Il soggetto non è potuto intervenire, insomma, a questo momento. Quindi prende la parola l'avvocato Amirlo Cusimato, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Ringrazio la collega Rossella Citro, presidente della sezione MAI, il dottor Mario Cocunzo e il presidente De Villa.